La crisi è di moda, è il titolo che sintetizza il tema dell'incontro tra i rappresentanti del distretto Fermano-Maceratese per analizzare cause, soluzioni e prospettive di una crisi trasversale che preoccupa l'intero comparto. Un confronto promosso da Confindustria Fermo all'Hotel Horizon di Montegranaro, che ha visto la partecipazione anche del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del sottosegretario al MEF Lucia Albano. E dovevamo portare a conoscenza gli attori politici della crisi che sta investendo il settore moda. Quando parlo di settore moda lo dico in senso lato, quindi significa calzature, accessori, abbigliamento, cappelli. E quindi abbiamo coinvolto gli amici maceratesi perché il distretto nostro, con il distretto loro, diventa il distretto forse più importante d'Italia a livello di produzione manifatturiero sulla moda. I dati sono stati enunciati in maniera inequivocabile, stiamo entrati nella crisi che diventerà più profonda nell'autunno prossimo a venire e tutti gli indicatori dicono che prima dell'autunno 2025 difficilmente potremo vedere, come dire, una situazione che può invertire la rotta. Quindi come arrivarci? Ci si arriva solo mettendoci di fronte alla realtà tutti quanti e trovare una via d'uscita per gestire l'emergenza e per poi anche trovare delle soluzioni per far ripartire, se si riesce un po' prima, tutto quanto il settore. C'è una forte preoccupazione nel settore moda, c'è una preoccupazione che riguarda le nostre imprese in un momento complesso e rispetto a questo momento noi abbiamo dato la disponibilità ad aprire un tavolo regionale e ad accompagnare le nostre imprese verso un tavolo nazionale. Le competenze specifiche della regione sono alcune che possono riguardare l'accesso al credito e quindi la liquidità e possono riguardare anche l'internazionalizzazione che in questo momento può sopperire il calo della domanda. Dall'altra parte c'è un tema più nazionale e vorremmo provare insieme al sottosegretario al MEF Lucia Albano e tutte le altre istituzioni locali ad accompagnare un dibattito nei confronti del Ministero che ha dato piena disponibilità e che riteniamo fondamentale in questa fase, in questo momento, per essere vicini alle nostre imprese, superare questa criticità e ritornare a pensare ad uno sviluppo che un settore come la moda dà oggettivamente alla nostra regione con tanto orgoglio, ma anche con la consapevolezza che è un settore di assoluta eccellenza che ci ha dato tante soddisfazioni in passato e potrà darcene ancora in futuro. Stiamo ragionando tutte ipotesi, tutte proposte da mettere sul tavolo di quello che verrà fra un po' convocato da parte della Regione per raffinare queste proposte e valutare anche i termini economici delle proposte stesse. Ecco, a me pare un buon approccio perché introduce un buon metodo di lavoro tra politica e associazioni nel tentativo di introdurre appunto delle soluzioni pratiche e ragionevoli per fronteggiare la crisi. Che cosa preoccupa di questa crisi in particolare e quali sono i numeri? Ma i numeri sono molto diversi da quelli che abbiamo osservato nel 2023, perché l'apertura del 2024, diciamo il primo trimestre, sia dal punto di vista della produzione che delle esportazioni, vedono una flessione in termini reali che supera il 10% su tutti i comparti del sistema moda. È rilevante anche l'aumento, invece estremamente significativo, della cassa integrazione. Quindi dal punto di vista dei numeri, il quadro che emerge è sicuramente un quadro che richiede molta attenzione, direi. L'altra informazione interessante è la natura della crisi che stiamo osservando, che è assolutamente trasversale perché interessa tutte le dimensioni di impresa, interessa tutti i mercati di destinazione e tutte le aree produttive all'interno del distretto delle calzature, dopo della moda marchigiano. Questo è un altro segnale del fatto che non solo alcune filiere sono interessate, ma che in realtà che è una crisi che interessa per intero il sistema produttivo. Questo è il lato di lettura negativa, potremmo dire, poi però dobbiamo guardare un po' anche con ottimismo a quello che succederà. Certamente la crescita inerziale che ci si attende è quella di vedere di nuovo numeri positivi alla fine del 2025, forse un po' troppo in là per quello che questo sistema merita e dovrebbe fare. Abbiamo delle eccellenze all'interno di questo sistema e queste potrebbero certamente svolgere un ruolo di traino per consentire all'intero sistema e all'intera filiera, diciamo, della moda di rimettersi in carreggiata e sicuramente tornare su quei mercati importanti per questo settore, che sono quelli europei e nordamericani, nei quali
è stata e seguita ad essere ancora con successo nel corso degli ultimi trimestri. Forse questo non basta l'efficienza soltanto delle produzioni, bisogna forse arricchire le produzioni con qualcosa di più che aiutino le imprese, specie le medie e le piccole, che sono nelle catene internazionali del valore, a permanere all'interno di queste catene, con strumenti diversi, un po' più moderni, mi verrebbe da dire, un po' più aggiornati rispetto a quelli che hanno fatto la fortuna di questo settore nel corso degli ultimi decenni. Da questo punto di vista l'apertura della politica industriale sia a livello regionale che a livello nazionale è un ottimo segnale, perché evidenzia non solo l'interesse ma anche la percezione chiara di quanto questo comparto sia importante per la nostra regione.